Un saluto agli amici ambientalisti e naturalisti siciliani, soprattutto Francesco Cancellieri, instancabile organizzatore di tavole rotonde, eventi, seminari legati alle riserve naturali e parchi siciliani, in questo caso la riserva di Bosco Santo Pietro. Io sono il presidente regionale d'Italia Nostra Sicilia da diversi anni e quindi mi occupo di ambiente, territorio, urbanistica, insomma, e ovviamente di biodiversità. Noi gestiamo dal 1999 la riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle del Imera Meridionale, che è una peculiare riserva al centro della Sicilia perché è attraversata dal fiume Imera Salso, le cui acque appunto diventano salate e quindi determinano un paesaggio fluviale particolare, tipico delle coste siciliane, in cui appunto ritroviamo delle specie endemiche particolari proprio legate alla salinità delle acque. Questo è molto affascinante, diciamo, la biodiversità è legata a fattori molto delicati, sofisticati, basta cambiare un elemento e il sistema, diciamo, gli equilibri ecologici cambiano, mutano profondamente. E credo che i cittadini si arricchirebbero moltissimo se avessero la possibilità di avvicinarsi, di conoscere profondamente questi processi, che noi insomma abbiamo la fortuna attraverso la passione, attraverso lo studio, attraverso l'impegno che ci contraddistingue di conoscere. Il mio auspicio è che la Sicilia possa potenziare la rete ecologica e il suo patrimonio di riserve naturali, altre ancora se ne possono istituire rispetto a quelle già istituite, e così come i parchi, insomma, si possono istituire altri parchi, il Parco dei Peloritani, insomma, assieme ai parchi che già conosciamo, insomma, che sono uno dei punti di forza dal punto di vista paesaggistico, culturale, naturalistico, turistico della nostra Sicilia, sempre di più, diciamo, ogni anno di più, perché questa sensibilità verso la natura cresce. Ma io non aggiungerei altro e ancora una volta porgerei un saluto agli amici di Niscemi che si riuniranno nel bosco, nei pressi del Bosco Santo Pietro, e diciamo con un ulteriore auspicio verso questa terra, diciamo, che è veramente straordinaria e merita semplicemente di essere conosciuta, tutelata e valorizzata, al di là dei proclami che troppo spesso sentiamo dal mondo politico e che poi, diciamo, non mantengono quelle promesse che invece andrebbero mantenute, andrebbero portate avanti con decisione e dedizione.